Un saluto a tutti i tifosi dell'Arezzo. Io oggi a questa squadra trovo davvero pochi difetti, anzi nessun difetto per la verità, dopo la trasferta sul campo del Follonica Gavorrano. Grande vittoria, ne parleremo con due ospiti, quindi restate con noi, sigla e poi andiamo con Super Santos. Pronto a cross, perfetta, Neri la rovesciata, ed è gol! Allora, eccoci qua con Super Santos. Andiamo con il primo dei nostri ospiti. Oramai è un ospite fisso, possiamo definirlo, Stefano Brandini, ma abbiamo anche Sebastiano Bianchi, che con quel numero 5 sulle spalle, che poi fra l'altro è un numero anche importante. I giocatori sudamericani se lo mettono perché diciamo, lo scelgono proprio per un motivo fondamentale, è quel centrocampista che ha il compito poi di far ripartire l'azione. È un numero molto importante. Ricordo Falcao, ricordo Junior, insomma, tanto per ricordare due grandi campioni del passato. Sebastiano, insomma, tanto complimenti perché è stata una grande vittoria, quella sul campo del Follonica Gavorrano, una vittoria che l'Arezzo ha voluto con tutta la sua forza. Quello che mi ha impressionato davvero è stato il senso di agonismo della squadra. Dopo il 3-1 ancora andava avanti, cercava il quarto gol, davvero una prova di carattere. E diciamo non è un caso perché l'Arezzo con le squadre più titolate ha sempre vinto. Quindi se ha fatto qualche passo falso l'ha fatto purtroppo con le squadre molto più deboli, non ce ne voglia Ponzacco, non ci voglia il Tau in particolar modo, ma insomma sono state quelle le disattenzioni. Parleremo di questo e di altro. Intanto Sebastiano, complimenti, una partita che ha lasciato il segno. Sì, buonasera intanto. Sì, è una partita che è stata importante per noi. A parte la classifica, penso che abbiamo dato un grosso segnale, sia una vittoria sia tecnica, tattica, ma anche di carattere, e quindi siamo molto contenti. Allora, Sebastiano, te sei cresciuto nell'Entella, no? Sei un giocatore che praticamente ha militato in questa società che insomma, non per niente ha raccolto grandi risultati. Insomma, è una piccola realtà dal punto di vista calcistico che però in proporzione agli abitanti e ai sostenitori ha sempre raggiunto grandi livelli. Ecco, quindi il tuo trasferimento qui ad Arezzo è stata una scelta proprio in base al fatto che gli Amaranto hanno allestito una squadra che è intenzionata a ritornare tra i professionisti. Per te è una rampa di lancio questa. Sì, ma dopo la mia esperienza a Chiavari con l'Entella nelle giovanili sono stato 2 anni a Sesto Levante in Serie D e mi ha aiutato molto a crescere come giocatore, ma anche come persona. E quest'anno è arrivata questa occasione, che è una grandissima occasione, e quindi facciamo di tutto perché vada nel migliore dei modi. Allora, Stefano, diciamo che quella di domenica è stata, possiamo considerarla tutta in effetti, una vittoria fondamentale. Intanto, c'è stata questa modifica non tattica, ma di presenza in campo, i due esterni bassi, Zona da una parte e Lazzarini dall'altra, che hanno spinto come non mai, ma poi ci sono stati anche altri giocatori che hanno giocato tutti in maniera splendida. Non riesco a trovare un giocatore che abbia giocato sotto il 7 in pagella, però è uscito intanto Gaddini, che sembrava Speedy Gonzales su quella fascia, ha fatto veramente il diavolo a quattro, poi autore di una doppietta. Poi l'Arezzo, insomma, si è concesso anche il lusso di sbagliare in calcio di rigore, insomma, ha dominato. Io credo che non ci sia assolutamente nulla da discutere, Stefano. Direi che nel complesso è stata
sicuramente la miglior partita del campionato, anche perché a differenza delle altre, l'Arezzo ha continuato per tutta la partita a condurre il gioco. Nelle ultime partite era capitato che l'Arezzo ha sempre fatto partenze veementi, dove nel primo quarto d'ora sempre tra le poteva fare due reti, anche tre forse, e dopo magari ha concesso campo e difesa molto alta, ma questo è il modo di giocare di Indiani, che è un calcio abbastanza spettacolare, ma è un calcio che è abbastanza anche da crepacuore, perché è chiaro che nel momento in cui prendi le ripartenze sei sempre un po' a rischio. Invece ho visto una squadra ancora più quadrata, ed è la conferma questo, insomma, chi ha giocato al pallone queste cose le sa, che al di là dell'aspetto fisico meno, molto spesso il problema è mentale. Ed è una vittoria questa, secondo me, per come è stata portata in fondo, che ha dato una definitiva consapevolezza a questa squadra della sua forza. Perché il fatto di essere la squadra più forte del campionato non deve incutere nei ragazzi nessun tipo di timore reverenziale, e neanche deve farli montare la testa, ma non mi sembra questo il caso. Ma deve far capire a loro che questa squadra è una squadra forte, perché poi lo dimostra che i passi falsi che ha fatto l'Arezzo l'ha sempre fatti con squadrette. Nei scontri diretti l'Arezzo, nelle squadre tra virgolette con le quali deve giocarsi il campionato, ha sempre dominato, ha sempre giocato nettamente meglio, dimostrando di essere di un'altra categoria. Quindi il vero rischio, e io questo tu ne sei testimone, Massimo, che ho sempre detto che secondo me il più grande avversario dell'Arezzo è l'Arezzo stessa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se questa squadra poi perde la concentrazione che ha avuto domenica, perde alcune logiche, poi l'avversario anche più debole, che però viene motivato a mille perché gioca la partita della vita, ti mette in difficoltà. Ma se l'Arezzo decide di rimanere concentrato dall'inizio alla fine, di non mollare la presa, io credo che non ce ne sarà per nessuno di che alla fine, assolutamente, perché è la squadra più forte in tutti i reparti, è la squadra che è più forte anche a livello di ricambi. Ci sono giocatori che non giocano, che giocano esatto. Meno che in qualunque altra squadra potrebbero giocare. E aggiungo anche, e questo l'ho detto, e l'ho detto a Teletruria due lunedì fa, che quando questa squadra vincerà il campionato, perché lo vincerà, le scaramanzie, è inutile lasciarle fare, non lo diciamo scaramanzie, quando lo vincerà, è una squadra che non dovrà essere neanche smantellata. Perché innanzitutto storicamente le neopromosse con l'entusiasmo della vittoria del campionato precedente iniziano sempre bene. Sarà una squadra che avrà bisogno di due o tre innesti, quattro ovviamente di categoria per la categoria superiore, ma che dovrà lavorare su questo, perché è una squadra già strutturata per la categoria superiore, per come gioca, ma per le qualità che ha, perché voglio dire, giocatori, poi noi finora abbiamo avuto la cosa della quale sono fiducioso e poi mi taccio, è che noi se abbiamo avuto qualche delusione l'abbiamo avuta negli over, noi gli under ci hanno sempre reso alla grande, quindi questo deve farci essere fiduciosi, perché mentre l'under può essere una sorpresa, il giocatore che non si trova bene, giovane, non riesce magari ad acclimatarsi da un punto di vista proprio comportamentale con la città o meno, sente la pressione, l'over no. Invece gli under sono sempre stati cattivi agonisticamente, poi l'errore ci sta, ma l'errore lo fanno, insomma, lo fanno anche i vecchi grandi giocatori. Se gli over cominciano a girare, per esempio qualche domenica che ho finalmente visto il Castiglia che ci aspettavamo, Settembrini è il giocatore che non va presentato, finalmente abbiamo un centravanti con i controcoglioni che fa sportellate con tutti, che insomma domenica ha umiliato un giocatore come Tierna, l'ha umiliato da un punto di vista fisico, tecnico, eccetera eccetera. E quindi questo mi dà fiducia, al di là della prestazione e soprattutto ora questa grande coesione che c'è tra gli under e diciamo e tra virgolette i vecchietti. Quindi se la squadra terrà la barra dritta e non sottovaluterà nessun tipo di partita, perché ci ha insegnato finora il campionato che quelle che tra virgolette hai anche inconsciamente sottovalutato, perché magari a livello inconscio sono quelle che poi t'hanno fatto male. Allora, Sebastiano, te che spiegazione? Intanto segnalo a Stefano che ogni tanto si blocca l'immagine, ma arriva lo stesso la voce, quindi insomma ogni tanto ti blocchi così. No, segna che non è una parete. Continua, ti volevo dire, guadagna una sistemata la linea, però insomma va bene così. Non ci sono problemi. Sebastiano, come mai questa metamorfosi ogni tanto?
non so, si abbassa un po' il livello della concentrazione, forse snobbiamo un po' troppo l'avversario, però ecco, noi abbiamo lasciato punti importanti per strada contro formazioni che erano decisamente abbordabili. Ripeto, non è per sottovalutare nessuno, però insomma, ora cominciamo un po' a preoccuparci, perché arriva la San Giovannese e poi andiamo a Terranova contro, in particolare il Terranova è in grande, grandissima difficoltà. Come sì, pensi, vero, si spieghi questi alti e bassi con le grandi, con le piccole? È vero, abbiamo avuto alcuni bassi con le squadre, diciamo tra virgolette, un po' le più piccole, però la Serie D è un campionato molto difficile e quindi loro vengono a far la guerra e inconsciamente tu magari sbagliando la prendi un pochino più alla leggera, e abbiamo fatto questo errore e non lo faremo più, cercheremo di non farlo più e dobbiamo andare in campo chiunque sia sempre con la solita mentalità, perché così facendo possiamo arrivare al risultato finale. Ecco, noi ci rendiamo conto di una cosa, Sebastiano, che se scendete in campo con la determinazione, la rabbia, il senso agonistico che ci avete messo domenica, ma non perché nelle precedenti partite non ce l'abbiate messa, ma insomma quella concentrazione che non è calata nemmeno dopo il 3-1, secondo me non ce n'è veramente per nessuno. Ecco, quindi credo che, ripeto, trovare un difetto alla squadra di domenica è veramente molto molto difficile, Sebastiano. Sì, abbiamo fatto una grande partita, però si può sempre migliorare, si può sempre diventare una squadra più forte aggiustando piccole cose, e lavoriamo per questo e ogni domenica per giocare sempre meglio e provare a vincere anche tutte le partite. Bene, allora Stefano, hai accennato questa importanza fondamentale. L'Arezzo mancava di un centravanti proprio da area di rigore, un finalizzatore, un killer d'area di rigore, e credo che Gucci risponda a tutti questi requisiti. Lo sta dimostrando, anche domenica un altro gol, si è procurato un calcio di rigore, insomma è un pericolo costante nell'area avversaria. Ma sa, a me Gucci mi ricorda un po' Bazzani, nel senso sono quegli attaccanti che fanno la guerra, però è sempre lucido. Nelle ultime due partite Gucci ha fatto 3 reti, non 2, perché il velo a Castiglia e il rigore procurato domenica, insomma, valgono ognuno mezza rete. E anche quello è un segno di grande lucidità, perché generalmente un attaccante in quel momento, negli ultimi metri, diventa egoista. Invece lui ha avuto anche la lungimiranza, la lucidità di vedere il compagno dietro, fargli questo velo. Poi Castiglia bravo a domesticare la palla, però insomma una cosa più difficile l'ha fatta sicuramente, calcolato insomma il talento tecnico di Castiglia, la cosa più difficile l'ha fatta sicuramente lui. È un giocatore che non disdegna la lotta fisica, anzi gli piace il contatto fisico. Io però vorrei dirti anche che secondo me non è stata una delusione Diallo, secondo me era un'ottima seconda punta, magari per il tipo di gioco che ha Indiani non va bene, però io Diallo in partite giuste poteva essere secondo me anche un'ottima, una valida alternativa o una spalla di Gucci. Sicuramente è stato l'altro attaccante quello che ha deluso, quello sì, però ecco, su Diallo io credo che infatti la società Giovannini, avendo dato in prestito al Prato e non ceduto, evidentemente anche lui queste riflessioni le ha fatte. Però insomma ora abbiamo un giocatore sicuramente forte, le prime due partite si doveva ambientare perché era normale che fosse, ma ora ha preso assolutamente possesso della tre quarti, è un giocatore d'affidamento, un giocatore che ti nasconde il pallone, fa sportellate, un giocatore che comunque sia ti serve anche ad arampiezza, è molto bravo anche sia a raccogliere i suggerimenti degli esterni e sia anche a volendo fraseggiare con loro, quindi sicuramente è stato un valore aggiunto. Una delle chiavi sicuramente del salto di qualità dell'Arezzo è stato l'innesto di Gucci, questo sicuro. Allora Stefano, controlla la tua connessione internet perché continui a fermarti, la cosa. Ma mi senti? Ma mi senti? No, ogni tanto ti fermi, ti blocchi, la voce va, quindi noi ti ascoltiamo con ho dei tic, ma l'importante va dalla voce, sennò oscurami, guarda, tanto non so un Adone, oscurami, così facciamo così. Va. Va bene, lasciamo così. Allora, questa spinta sulle fasce, diciamo che è stata continua, no? Lazzarini da una parte, Zona dall'altra,
che insomma, due giocatori dai piedi sopraffini, io veramente due giocatori straordinari sotto tanti punti di vista. È stata un po' una chiave di tattica, di novità che diciamo, l'Arezzo ha sfruttato nel miglior modo possibile. Bianchi, credo che sia questo oramai l'assetto, la formazione base, non me ne vogliano gli altri, per carità, perché poi, come diceva Stefano, in panchina ci sono fior fior di giocatori, però insomma la base di partenza credo che da ora in avanti sarà questa, Sebastiano. Beh, questo non lo so perché Vabbè, non sta a te a siamo. dirlo, però insomma, No, intanto ma te hai trovato siamo. spazio dentro una squadra, perché all'inizio eri sempre utilizzato, poi c'è stato un momento in cui venivi utilizzato molto meno. Adesso invece, piano piano ti sei conquistato una maglia da titolare, se possiamo dire. Quindi questo noi non scopriamo assolutamente niente di nuovo, perché avevamo subito visto le tue qualità, quindi. Sì, siamo una squadra completa perché se qualcuno non gioca e entra non si nota la differenza, quindi siamo completi. E il fatto delle fasce, abbiamo sempre lavorato all'inizio anno a spingere sulle fasce, sulle catene, dai terzini agli esterni, alla mezzala. Andare all'uno contro uno per arrivare più vicino alla porta e domenica siamo arrivati spesso e potevamo fare forse anche più gol di quelli che abbiamo No, ma fatto, va bene così, però. eh? Sebastiano, va bene così, cioè, tre bastano, avanzano quando se ne poi prende uno, ma fra l'altro, voglio dire, ce lo siamo anche fatti un po' da soli, insomma, quel gol, perché alla fine dico, non è che di questi gran pericoli ne abbiamo corsi. Allora, intanto, guardando la tua scheda di quando giocavi nella Portella, poi ho scoperto a chi somigli alla fine, con quel numero 5 sulla tua maglia e i capelli che portavi lunghi, sembravi Redondo. Non so se te lo ricordi te, Stefano Redondo, Sì, quel assolutamente, assolutamente sì. ha un portamento incredibile, fra l'altro un giocatore che nonostante un infortunio che lo tenne quasi 2 anni fuori dai campi di calcio ritornò a livelli diciamo discreti, insomma, grande grande e volante centrale come dicono i sudamericani. Allora, restate con noi, ci fermiamo un attimo per un consiglio da parte della regia e poi saremo con la seconda parte di Super Santos. Le nostre città, le nostre case, le nostre aziende, le abbiamo sempre protette, ma ora è il momento di farlo ancora di più. Ogni giorno siamo al lavoro per garantirvi la massima sicurezza per ogni momento della vostra vita. Perché oggi libertà significa sicurezza. IM Allarmi, la sicurezza per le cose che ami. Seconda parte di Super Santos, Stefano Brandini e Sebastiano Bianchi in nostra compagnia. Allora, Seba, io volevo ricominciare con te per quello che riguardava il dodicesimo giocatore in campo. Ecco, cosa si prova sotto la spinta di un pubblico come quello di domenica? Ma insomma, c'è sempre, cioè, praticamente giochiamo sempre in casa, anche in trasferta. Quindi, ecco, questa spinta, questo calore, questi cori che non smettono mai, questi cuori che continuano a incitarvi per tutti i 90 minuti. Cosa si prova in campo? Sì, è veramente bellissimo e sono sempre un fattore in più, ci danno sempre una mano, una spinta e veramente sono molto belli. E quindi non bisogna, diciamo, sentire la pressione, loro sono con noi e quindi dobbiamo prenderli con noi e
e farci Sono queste aiutare feste dalla loro che alla spinta. fine della partita sotto il settore ospiti, andate lì, insomma, anche domenica, insomma, una decina di minuti sotto quel settore a festeggiare poi anche nel momento in cui segnate, tutti i giocatori vanno sempre a festeggiare sotto il settore, ma insomma è una cosa straripante, insomma, questo pubblico con la Serie D, ma non lo scopriamo oggi, non ci incastra nulla, No, cioè, lì siamo no, a no, no, no. livelli nettamente superiori. Stefano, insomma, è una spinta in più. Poi, fra l'altro, domenica c'era una spinta ulteriore perché ho visto un allenatore, un Paolo Indiani, veramente tarantolato. Non riuscivo. Io ero sopra la sua panchina perché la postazione c'avevo sulla panchina di Paolo Indiani. Era veramente, non è stato fermo un attimo, sentiva la partita come non mai. Sì, è sempre abbastanza dinamico, però domenica è chiaro che sapeva perfettamente l'importanza della posta in palio, perché questo è un avversario scorbutico per la categoria, un avversario che non aveva mai perso in casa e sapeva che questa partita poteva essere un crocevia fondamentale. Ripeto, oltre che per agguantare il primo posto, ma per dare continuità dei risultati e soprattutto per togliersi di torno una, tra virgolette, una pretendente, perché insomma la sconfitta in casa ha ridimensionato in maniera importante i programmi della Gavorrano, ma soprattutto per rilanciarsi. Insomma, ora hai rifatto tre vittorie di fila, c'hai tra virgolette due partite abbordabili sulla carta, quindi insomma. E soprattutto c'hai una Pianese che mi sembra un pochino in caduta libera, conferma del fatto che in un campionato perché poi i valori tornano sempre, perché non, è difficile pensare che in un campionato tu possa giocare sempre a quel livello. Quindi l'Arezzo secondo me la fase critica l'ha passata, dove magari la prestazione non è stata brillante, poi anche per un richiamo di preparazione, questo non lo so, ma insomma i motivi sono molteplici. Ora mi sembra una squadra tornata invece brillante anche da un punto di vista fisicamente, ma soprattutto mentalmente, perché ripeto, è la testa il motore di tutto, non c'è niente da fare. Il momento in cui di testa sei sgombro, sei libero, stai bene, sei sicuro di quello che fai, non hai paura a fare il passaggio anche difficile perché ti senti mentalmente in salute e tutto ti riesce più facile. E questa è una squadra che è in salute mentale e questo è secondo me il messaggio rassicurante, oltre che essere una squadra fortissima per la categoria, ma è una squadra in salute mentale, quindi deve soltanto tenere la barra dritta, il mister deve essere bravo, ma credo che non gli si debba insegnare niente a uno che ha l'esperienza come lui e campionati vinti come lui, di mantenere questa grande concentrazione, perché la vera partita difficile non è a Gavorrano o a Piancastagnaio, dove la posta in palio è così importante che la concentrazione automatica. La partita difficile è a Terranuova, perché magari mentalmente tu ci vai preparato, però dentro di te pensi di andare a giocare con penultima classifica, è difficile, dopo ti mangiano la testa, perché dopo sono incattiviti, hanno voglia, partita della vita, sanno che non hanno da perdere niente, perché è l'Arezzo che deve vincere, invece te devi andare là, prima 4 ore fai due pappine subito e la metti nella me. Questo è il vero segreto, arrivare in fondo, però insomma la partita di domenica, la prestazione, dico sempre, che è diversa dal risultato. A volte vinci le partite, cioè negli 8 risultati consecutivi della Juventus, se qualcuno ci aveva visto la rinascita, ma chi capisce qualcosa di calcio ha visto giocare la Juve, dice: ma rinascita di che? 8 partite di cui 7 la rubate, pali degli avversari, rigori non dati, prestazioni indecenti. La prima volta che trovi un avversario di livello prendi 5 pere. Quindi è sempre la prestazione che conta. Il risultato a volte può essere ingeneroso nei confronti della prestazione, perché il pallone tondo, un palo non è rete. Però la prestazione alla fine, quando giochi bene su 10 partite, 9 le vinci. E la prestazione di domenica è una prestazione estremamente rassicurante. Allora, adesso sabato si giocherà l'anticipo per una cervellotica decisione da No, parte scherzo. sì, no, ma è roba dell'altro mondo, insomma, Siamo ho alla detto no, frutta, perché alla frutta, alla frutta. no, magari diamo il vantaggio alla Pianese, che comunque avrà uno scontro diretto in casa proprio con lo stesso Follonica Gavarrano, quindi Pianese Follonica e Gavorrano, e quindi ci sarà insomma questo piccolo vantaggio da parte della Pianese. Sì. Vantaggio o pressione? Sì. Vantaggio o pressione? Perché l'Arezzo Sì, che vince, che quindi vince magari, ecco, vediamo se è un hai vantaggio. ragione. Vediamo dopo la partita. Vediamo dopo la partita. No, noi bisogna solo pensare a entrare in campo e vincere, poi
Per il resto bisogna fare pochi calcoli, perché come abbiamo visto alla fine i valori vengono fuori, emergono, sono fondamentali. Hai fatto veramente un'analisi perfetta, Stefano, perché è la prestazione quella che ci riempie il cuore di Guarda, ci sono speranza e di gioia. Sì. dei momenti nel calcio, questo al di là che tu giochi in Serie D, in Serie A o in prima categoria, dove ho giocato io, che ci sono momenti nel calcio dove tu sei cosciente di vincere la partita prima ancora di giocarla. Come ci sono dei momenti in cui ti trovi in difficoltà, ci sono paure ataviche, magari il risultato non arriva. Quindi se questa squadra, come è in salute, ha la consapevolezza, ma la stessa feroce determinazione, secondo me non c'è partita sabato, non c'è partita, assolutamente, bisogna dirlo con grande franchezza. Quindi è un momento di grande salute, questa squadra sta bene, quindi insomma io credo che dovremmo archiviarla con una certa facilità e in tempi stretti. Va bene, Sebastiano, allora due partite che potrebbero darci così il là verso una fuga, speriamo, l'importante è mettere la testa definitivamente avanti e poi da cosa nasce cosa. Però insomma, entrare in campo con la rabbia e la determinazione di domenica, anch'io sono dello stesso avviso di Stefano Brandini, non ci può essere assolutamente partita. Sì, sono d'accordo, ma dobbiamo entrare umili perché questo non deve mai mancare. E perché se siamo umili e corriamo più degli altri, e poi i risultati arrivano. E sì, sono due partite che ci possono lanciare, ma dobbiamo pensare prima a quella di sabato. Una volta finita quella di sabato, inizieremo a pensare alla prossima. È importante che iniziamo a pensare partita dopo partita. Soltanto a noi stessi, perché se iniziamo a pensare a tutto quello che ci circonda, a fare calcoli così, non porta da nessuna parte. Dobbiamo pensare partita dopo partita a noi stessi, a migliorare durante la settimana, allenarci come facciamo dall'inizio dell'anno, sempre al massimo, e così, solo così può arrivare il risultato. Anche Ecco, perché, anche vai perché Stefano. aggiungo, anche perché aggiungo, Sebastiano, in questo momento specialmente è l'unico pensiero, perché se l'Arezzo pensa a se stesso e al suo cammino, ha vinto il campionato, perché i punteggi sono, mentre quando dovevi rincorrere devi pensare a te stesso ma anche a qualche passo falso, ora che la vetta è stata raggiunta e c'è lo scontro tra virgolette diretto, se sarà Sì, diretto, sì, sì. perché può darsi all'epoca dello scontro magari la Pianese sarà in un'altra classifica, come mi auguro, no, a maggior ragione ora deve pensare solo a se stessa l'Arezzo, Sì, solo e solo esclusivamente a se stessa. esclusivamente a noi. Basta, stop, d'accordissimo. Senti, Sebastiano, ma adesso insomma a centrocampo c'è una bella concorrenza. Tutto questo sovraffollamento in questa posizione del campo, insomma, questo ti stimola maggiormente, mi immagino, no? Sì, io sono dell'idea che la concorrenza fa sempre bene, e quindi fa bene a noi e fa bene alla squadra in generale, perché anche se dovesse entrare uno, uscire un altro, fa bene a tutto e siamo fortunati che siamo così tanti giocatori e ci si spinge a dare sempre di più e questo porta a migliorarsi tutti i giorni. Senti, una domanda finale, poi lascio le considerazioni in chiusura a Stefano. A quale giocatore vorresti assomigliare? A quale, insomma, ti ispiri? Perché ognuno, da piccolo, quando cresce, ha un modello, un giocatore, diciamo, di riferimento, no? Si innamora di un giocatore dal punto, ovviamente, di vista calcistico, tecnico e agonistico. Ecco, qual è il tuo giocatore di Se riferimento? ti devo proprio dire, il mio giocatore preferito non fa il mio ruolo. No? Il mio giocatore preferito è Dybala. Perché Ah, Dybala, ecco. mi piace come gioca, come tocca il pallone. Il mio giocatore preferito è lui, però se ti devo dire nel mio ruolo, ti posso dire Pirlo, ti posso dire quei giocatori lì. Beh, Pirlo,
Pirlo è stato un grandissimo fuori Un classe. grande sì. Con Dybala, Stefano, la Juventus, insomma, ha fatto una bischerata di quelle. Non si dice bischerata, si dice cazzata, però insomma, vabbè. Guarda, io pensavo che gli errori che ha fatto nei 2 anni precedenti la gestione dell'Arezzo fossero irripetibili. La Juventus è riuscita a fare più errori dell'Arezzo nei 2 anni passati. Ha fatto un disastro totale la Juventus. Una cosa, vabbè, ma sai, si torna sempre lì. Quando te guarda il Napoli, no? Perché poi il calcio è fatto di presente. Il Napoli, la gente perché ha la memoria corta, ma a settembre lo volevano impalare De Laurentiis, Sì, è vero, è vero, è vero. Era in piena contestazione, è vero, è vero. Perché alla squadra l'aveva ufficialmente indebolita con le partenze di Koulibaly. Questo hai trovato, hai un direttore sportivo competente che gli ha trovato quel Kim, quell'altro a centrocampo che non mi ricordo come si chiama, Carasteglia, lì, come, gli ha trovato 3 giocatori che ora vanno con 250 milioni d'euro. In una situazione di entusiasmo totale, ora viaggiano a 6.000, dà 5 gol a tutti, perché a parte la Juve dell'Eritta, che probabilmente 2 gol 3 ne dà anche l'Arezzo, ma voglio dire, ma la date a Liverpool, la date a tutti. Quindi voglio dire, allora il calcio è fatto di fortuna, perché è diciamo un riassunto spietato della vita. Ecco, purtroppo Ciao, Stefano ci sto. Prandini. Però, Sì. eccomi. No, io ti sento, Però però voglio non ti dire, vedo più. però. No, era pazzo Però voglio dire. il nero, era pazzo il Oh, mi è nero, arrivata una era telefonata. Però indisolvenza. voglio dire, al di là di questo, è il riassunto della vita, ma hai fatto anche di competenza. E la competenza te l'ha dimostrata il Milan quando è arrivato Maldini, ricostruendo anche moralmente una società. Quando gli ha detto a Donnarumma, vuoi 20 milioni? Vai. Quell'altro al nero che è andato a Barcellona, vai. Cioè, eppure è sempre lì. Non vincerà il campionato, ma comunque arriva secondo, terzo. Cioè, quindi la competenza in tutti i settori è fondamentale. È fondamentale. I soldi non sono solo i soldi, è la competenza che è fondamentale, secondo me. E quest'anno la competenza ce l'hai. È indubbio che ce l'hai, perché a livello di categoria non puoi avere meglio di quello che hai ora come competenza. Poi, se sei sfigato, sei sfigato. Però, insomma, credo che alla fine la competenza e i risultati li porti e mi sembra che la classifica dica questo. Bene, allora noi chiudiamo qui il nostro appuntamento. Ringraziamo Sebastiano Bianchi per essere stato in nostra compagnia. Forza, siamo insomma estasiati da queste grandi prestazioni. Speriamo di riuscire a prendere il largo e cominciando a vincere sabato questo derby che ultimamente ci dice un po' male. Perché da quant'è che non si vince contro la San Giovannese, Stefano? In casa, parlo. Io questo non È un me lo ricordo, pezzetto. questo non me lo ricordo sinceramente, però insomma, però penso alla partita d'andata, quindi insomma, dove Sì, fu va bene. un'aratura, quindi voglio dire, poi sai, pensare al passato serve a poco. Io non sono estasiato, sono molto contento della prestazione, però dico anche a questi ragazzi che si devono sentire questa responsabilità di vestire questa maglia con fierezza e quindi non sentire le pressioni negative, ma sentire solo quelle positive. Scendere in campo sapendo che dovete vincere il campionato deve essere per voi non un motivo di paura, ma deve essere una carica, perché giocate nell'Arezzo, che in questa categoria ovviamente non può prescindere da non vincere il campionato. Quindi abbiate questa carica positiva, non sentite le pressioni negative, perché avete visto che questa, con tutto sommato, è una piazza estremamente passionale. Direi anche poco polemica, comunque segue la squadra sempre, quindi insomma, credo che questa parte di città che segue la squadra sempre comunque, anzi, che c'ha secondo me una grande differenza tra le partite in casa e le partite fuori, perché per come segue le trasferte l'Arezzo sembrerebbe che in casa dovrebbe essere sempre 5-6 mila, no? Non che siano pochi 2 mila spettatori in Serie D, però insomma c'è un pubblico che merita, dopo questi anni di sofferenze, di tornare a gioire, di tornare nella categoria che gli compete tra i professionisti. Quindi sentitevi questa pressione, però sentitevela in maniera positiva, non in maniera negativa. Sentitevela con la soddisfazione di pensare che quando vengono specialmente a giocare ad Arezzo sono gli altri che devono avere la tremarella nelle mutande, non voi. Grazie Stefano Brandini, grazie a Sebastiano Bianchi, come sempre forza Arezzo, alla prossima. Pronto a cross, lo spezza, Neri la rovesciata, ed è